Il vino pare faccia bene non solo a chi lo beve con moderazione, ma anche a chi lo respira. In Francia, nella regione dell'Aquitania, arriva il primo autobus che viaggia con il bioetanolo ricavato da quello che resta delle vendemmie. Proprio così, e al costo di 85 centesimi al litro. L'idea green e innovativa ha attirato l'attenzione di un'azienda che sta lavorando per produrre grandi quantità di questo bioetanolo, come ci spiega il direttore. La vinaccia viene trasformata in alcol grezzo e quindi distillata e disidratata. Meno 95% di emissioni di CO2, meno 50% di monossido di carbonio, praticamente nessuna particella. Una novità assoluta che arriva dopo ben 8 anni di test e ricerche. Secondo il vicepresidente della regione dell'Aquitania, al momento si sta testando la vinaccia, poi si proverà con l'idrogeno e altre tecnologie. L'obiettivo è fare a meno del diesel. Forse il trasporto del futuro sarà davvero eco-friendly.